non c'è presepio in cui non ci sia la figura dello zampognaro. E allora proprio a questo antico strumento è dedicato il prossimo servizio di Sergio De Nicola. Cambio suono. Ogni canna, allora francese ha il suo suono in brano. Diciamo due canne della stessa cosa, però cambia il suono da una parte all'altra. Allora, se uno gli piace un suono, se vuole cambiare, deve fare la nuova lancia. Una nuova lancia. Diciamo allora, ognuno se la può modificare come vuole. Sì. Ok. Ecco qua. Giovani che imparano dagli anziani. Nell'era di internet e della tecnologia sfrenata, dove sono gli adulti a non comprendere il mondo dei ragazzi, esiste ancora una dimensione autentica e non capovolta del rapporto tra generazioni, fatto di informazioni e conoscenze tramandate da chi ha percorso già buona parte della vita verso chi quel cammino deve ancora farlo. Quando avevo 15 anni c'era mio fratello che faceva la zampogna. Io ero più piccola, ce la rubava e ho cominciato a suonare. Poi ho smesso da pochi anni, da una decina d'anni, da 70 anni che sto suonando. È uno strumento tradizionale del mio paese e mi ha colpito il suono di questo strumento, sentendolo suonare da Francesco, da altri compaesani. La zampogna è uno di quei prodotti della tradizione che, non avendo regole scritte, ha bisogno di un contatto diretto tra chi ne custodisce i segreti e chi ha voglia di apprenderli. Siccome era uscito fuorusce, che nessuno suonava più a panni, abbiamo cominciato anche noi a costruire di nuovo questa zampogna paesana. Poi si faccio l'andacca qua, poi si mette così. È da un po' che con Francesco gli sto dietro, lui mi ha insegnato come si costruisce un'ancia, come si conciano le pelli, come si fanno alcuni pezzi anche in legno. A Panni, comune montano della provincia di Foggia, che segna il confine con la Campania, c'è da secoli una zampogna nata e cresciuta in casa e fatta con materiali della zona. Canne e pelle di agnello e zucca. A Panni ci sono i cannetti per la campagna, e adesso ce ne sono di meno. Prima c'erano tante vigne e avevano tutte le canne. La canna deve seccare, deve stare 2 o 3 anni a asciugarsi bene. Per costruire lo strumento occorrono talento, abile manualità, specie nell'utilizzo del coltello per intarsiare il legno delle canne e passione, oltre ad una straordinaria dose di pazienza. Deve preparare tutte le canne, poi si deve fare la pelle, si deve conciare tutte queste cose qua. Insomma, se ne passa tempo, non è che fatica continuate. Uno lavora e poi si stanca e ricomincia di nuovo. Bisogna fare prima tutte le preparazioni. Poi magari ci mette 2 o 3 giorni, come pure ci puoi mettere una giornata, dipende l'ancia come vanno, come non vanno, se vanno bene, non vanno bene. Francesco faceva un'ancia grande, in dialetto si chiama l'utoder, in italiano il bordone, che è l'accompagnamento alla calamita, sarebbe quest'altra piccola ancia che unendola con i 3 fori da parte alla parte sonora. Allora insieme sia la calamita piccola che il bordone accompagnati facevano questa melodia a tratti assordante, però ti fa trasportare in un suono completamente fuori dalla musica. La melodia creata dall'aria che filtra attraverso i 3 fori incisi sulla canna non sempre risulta delle più intonate. Ma è proprio questa caratteristica che fa della zampogna di Panni una delle sue prerogative esclusive. I pastori che stavano nelle nostre campagne la notte di Natale accorrevano, diciamo, alla nascita del bambino Gesù, ed erano molte zampogne che però non avevano una tonalità ben precisa, e quindi sembrava, quando suonavano tutte insieme nella chiesa madre, come proprio il belare del gregge.
La zampogna di panni è uno strumento solstiziale ad appannaggio esclusivo del Natale. Finanche il manufatto ha un significato profondo che rimanda alla natalità e al mistero della vita. Questo è considerato come il bastone proprio che aveva il dio Pan, il maschio, cioè il sesso maschile che si accoppia con il sesso femminile che è rappresentato dalla zucca. In questo caso dovrebbe essere l'utero della pecora, quindi si accoppiano per generare la vita. E allora questa zampogna, oltre al suono, ha un significato molto profondo. La notte di Natale le strade di Panni si popolano di anziani e bambini che si lasciano guidare dal suono ipnotico della zampogna per partecipare al sacro rito della nascita di Cristo e per celebrare sulle note di magiche atmosfere sospese nel tempo un mondo che non c'è più, ma che pure esiste.